Montecelio torna a muoversi al ritmo di rock anche quest'anno, con la seconda edizione di Oltre il Rock Festival. La Due Giorni Musicale, organizzata dalla Proloco Locale e dall'Associazione Giovanile Oltre il Ponte, ha chiamato a raccolta molti ragazzi di Montecelio e Guidonia, accorsi nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 nello spazio esterno del Teatro Comunale Dario Vittori. Sono stati due giorni lunghi e faticosi, dice Marco Brocchieri, presidente di Oltre il Ponte. La pioggia e la costante presenza delle nubi ha creato qualche piccolo intoppo, che tuttavia siamo riusciti a superare brillantemente. Oltre il Rock Festival prende il nome dalla nostra associazione, ma in realtà è un nome che viene anche dall'idea di voler mettere in evidenza come la musica riesca a creare momenti aggregativi che vanno al di là di essa. Per due giorni siamo riusciti a creare svago e divertimento per i ragazzi di Montecelio, ripopolando uno spazio che quest'anno sarà scarsamente utilizzato per manifestazioni culturali. La musica è il volano che ci permette di lavorare su questo tessuto sociale e siamo contenti di aver ottenuto una buona risposta di pubblico per il secondo anno di fila. Oltre 500 le persone che hanno assistito allo spettacolo delle 10 band esibitesi durante i due giorni di festival. Nella giornata di venerdì sono saliti sul palco Montelupo, Ursu Panaru, The Redemption Storm, Alcol e Greer Jervis. Sabato è stata invece la volta di palcoscenical Neon, Stato Brado Factory, The Bad Actors, Blowers on Fire, Il 90° Grado. Non sono mancati nemmeno dei curiosi fuori programma. Durante il concerto di Montelupo c'è stata una breve e divertente invasione di palco da parte di uno degli anziani del paese, che ha voluto duettare con la band. Altrettanto improvvisata è stata anche l'esibizione dei No Hodas, che sono saliti sul palco dopo diverso tempo dalla loro ultima esibizione live. Anche se non programmati, sono stati due episodi che ci hanno fatto piacere, spiega ancora Marco Brocchieri. Sono il segnale che le band sono riuscite a creare un'atmosfera di grande partecipazione e voglia di condividere la loro musica con il pubblico. Sono innocente, anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, il tuo amico Valpreda ha parlato, è l'autore di questo attentato, ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno fatto, è l'autore di questo attentato, fra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo, se insisti apriam la finestra, quattro piani son duri da far. Bara e 3000 compagni, stringevamo le nostre bandiere, quella sera l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. E tu Guida e tu Calabresi, se un compagno è stato ammazzato per coprire una strage di Stato, la vendetta più dura sarà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apra un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Grazie.